Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Dalilu ed oggi un video totalmente diverso dagli altri, perché il tema principale non sarà il mondo video, ma una cosa che sta di contorno. Siccome mi chiedete sempre più spesso come faccio a fare tutto quanto quello che faccio, perché come avete notato da Instagram effettivamente non sto mai ferma, ho deciso di fare questa sorta di guida, che poi guida non è, ma è semplicemente un resoconto di tutto quanto quello che io faccio per essere più produttiva. È una sorta di mia guida per la produttività che ormai sto mettendo in atto da circa 2 anni e che mi ha permesso di andare dritta per circa un 20 mesi di fila senza fermarmi mai, tant'è che lo sapete, io ad agosto di quest'anno ho lavorato, ho girato anche il 16 di agosto, ho continuato a lavorare anche durante le vacanze di Natale. Sono stati quasi 2 anni total non stop in cui ho fatto veramente tantissime cose, non soltanto il discorso videoclip ma anche portare avanti il canale YouTube e tanti progetti paralleli. Paradossalmente potrei essere ancora più produttiva, perché in realtà da un bel po' di tempo sto cercando di godermi i momenti e di prendermi parecchio tempo per me stessa. Però effettivamente da quando ho iniziato a fare queste cose a quando non le facevo, ho visto veramente la differenza. La base di tutto è l'organizzazione. Sembrerà scontato, però effettivamente bisogna essere organizzati. Parlo soprattutto mentalmente, quindi dobbiamo avere ben chiaro in mente tutto quanto quello che dobbiamo fare. Quindi dar priorità ad alcune cose piuttosto che ad altre. Importantissimo poi, dovete fissarvi degli obiettivi però a medio termine, non da qui a 10 anni, cioè potete fare anche quello, però io preferisco fissarmi degli obiettivi molto più a breve termine. Tutto quanto quello che faccio lo faccio per riuscire a raggiungere quegli obiettivi. Tutto ciò che va ad allontanarmi da quell'obiettivo io prendo e dico di no, lo allontano, insomma non lo prendo proprio in considerazione. Quindi dovete pensare alla vostra vita, alla vostra carriera come una sorta di linea. Voi dovete partire da punto A e volete arrivare a punto B, ok? Dovete andare dritti, non potete cominciare a far tutto questo movimento, perché ovviamente allungate di tantissimo il raggiungimento del vostro obiettivo, ma soprattutto poi non è detto che riuscirete a raggiungerlo. Quindi non fatevi distrarre da tutte quelle cose che vengono in mezzo e che possono distogliere la vostra strada, che deve essere dritta per raggiungere quell'obiettivo specifico. Poi, altra cosa super importante, tutte quante le cose che vanno fatte vanno messe in calendario. Io personalmente lavoro con il calendario della Apple perché per comodità si sincronizza tranquillamente tra il mio iPhone e il mio Mac. Ho dei sottocalendari all'interno del mio calendario che sono suddivisi in appuntamenti, riprese, montaggi, video per il canale, quindi tutto quanto quello che devo fare ce l'ho inserito nel calendario e, stando anche un po' più larga a livello di orari, riesco a gestirmi anche degli eventuali ritardi barra imprevisti. E poi utilizzo anche Memo, sempre un'altra applicazione di Apple, direttamente sul mio Mac, dove ho scritto tutti quanti i video che devo girare, tutti quanti i video che devo scrivere, tutti quanti i compensi e quanto sono quei compensi che devo ricevere dai lavori già chiusi e gli eventuali preventivi ed altre cose utili che ho inviato, che mi servono effettivamente per i lavori che devo realizzare. In più ho anche Evernote, che è l'applicazione con cui vado a gestirmi praticamente tutti quanti i videoclip che devo realizzare a livello di sceneggiature e idee e tutti quanti i video di questo canale YouTube. Quindi ho un taccuino in cui vado ad inserire idee per i video, video scritti, video pubblicati, video da scrivere e anche dei videoclip effettivi, idee buttate lì, videoclip da scrivere, videoclip già girati. Questo è tutto quanto quello che faccio effettivamente per lavorare. Però insieme a questo ho attuato delle piccole cazzatine durante la giornata che effettivamente mi hanno svoltato la situazione. La prima cosa, per esempio, che faccio appena mi sveglio è bere acqua. Sembrerà strano, ma effettivamente se si beve abbastanza acqua, che sia un bicchiere o comunque direttamente dalla bottiglietta, un bel po' di acqua appena svegli sveglia il nostro corpo. Quindi posso consigliarvi di mettere una bottiglietta d'acqua a fianco al comodino, soprattutto se siete un tipo di persone che non riescono ad alzarsi dal letto. Appena vi svegliate, bevete e poi vi renderete conto che effettivamente avrete molta più voglia di scendere dal letto. Il discorso del dormire 8 ore, per quanto mi riguarda, è un po' una mezza cavolata, ma ve la spiego meglio in che senso. Tutte le volte che mi è capitato di dormire 8 ore o anche di più, mi sono sempre svegliata molto più stanca della sera precedente. Invece quando dormo 3, 5, 6 ore a notte, la mattina sono molto più carica, sono meno stanca. Non so esattamente qual è il motivo, però effettivamente sul mio corpo funziona in questo modo. Ovviamente nel momento in cui il nostro corpo sente veramente la necessità di andare a dormire parecchie ore, la dormita epica da
8-12 ore me la faccio anch'io. Durante la settimana, in quei momenti in cui sono focalizzata, ho notato che se dormo un po' di meno riesco ad essere un pelo più produttiva. Ovvio che tutto deve essere accompagnato dal fatto che il vostro cuscino, il vostro materasso, insomma il vostro letto vi faccia dormire in maniera comoda. Un'altra cosa che faccio ogni mattina appena mi sono svegliata è la doccia. Svegliarsi e prima o dopo colazione farsi la doccia rigenera il nostro corpo, elimina tutte quante le tossine che abbiamo prodotto durante la notte e fa essere bello carico il corpo per affrontare al meglio la giornata. Un elemento che ho eliminato dalla colazione è stato il latte ed è stato veramente rigenerante come cosa, perché dopo una tazza di latte la mattina ero molto molto assonnata, ho iniziato a eliminare il latte sostituendolo magari con dello yogurt e regà, è un'altra storia, un altro mondo, cioè il latte non so per quale motivo è stato detto che bisogna berlo la mattina, ma io lo bevo esclusivamente quando mi capita di notte prima di andare a dormire per dormire meglio, ma la mattina ho bisogno di altra roba, il latte non va bene, il latte crea sonnolenza. Provate a eliminare il latte, sostituitelo con qualche altro alimento, magari a volte anche con una colazione salata, e vedrete che durante la giornata sarà tutto molto diverso. Per i pranzi e le cene in realtà non ho consigli da darvi, anche perché non sono proprio la persona che mangia meglio, però una cosa che ovviamente vi consiglio è di bere tanto anche durante il giorno. Se poi a tutto ciò riuscite ad aggiungere anche un pelo di sport, la cosa migliorerà notevolmente. Io da quando mi sono trasferita qui a Cernusco ho iniziato a muovermi esclusivamente con la bici, infatti se mi seguite su Instagram vedete che la mattina da casa allo studio ci vado in bicicletta. Sono sempre stata una persona abbastanza sportiva, però da quando mi sono chiusa sul mondo del video ho abbandonato un po' il discorso di andare in palestra, perché comunque è un lavoro che non mi permette di avere degli orari fissi, e quindi l'unico modo per riuscire a muovermi è stata la bicicletta. Potrei paradossalmente, eliminando la bicicletta, essere più produttiva sfruttando la macchina, perché tutto il tragitto che attualmente sfrutto in bicicletta potrei usarlo per lavorare, però poi alla fine se devo comunque andare in palestra, fare attività fisica, alla fine quel tot di tempo dovrei usarlo lo stesso, e quindi ho detto ok, sfruttiamo il discorso che mentre mi sposto, mentre vado in studio o comunque a lavorare ci vado in bici, così non perdo tempo e nel frattempo mi muovo anche. Quindi questo è semplicemente tutto quanto quello che faccio, non è niente di strano, impossibile, è semplicemente un'organizzazione generale di tutto con qualche accortezza nel momento in cui inizio la mia giornata e man mano che passano le varie ore. Sono dei consigli che magari potete provare ad attuare e vedere un attimo come va. Io spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Mi piacerebbe magari, se vi fa piacere, portare anche altri contenuti del genere. Non lo so se possono esservi utili, magari fatemelo sapere con un commento, e fatemi sapere anche quali sono e se mai avete utilizzato qualche trucchetto per aumentare la vostra produttività. Sempre, mi raccomando, con un commentino. Se volete lasciate un mi piace e condividete il video e iscrivetevi anche al canale attivando la campanellina, così potete rimanere aggiornati su tutti quanti i prossimi video che realizzerò. E come ultima cosa vi ricordo che noi ci vediamo ogni martedì e venerdì con un nuovo video sempre qui su YouTube con me, Dalilu. Ciao!